Abbiamo con noi il filosofo Diego Fusaro, che è stato presente alla manifestazione Basta, contro la violenza alle donne, parlando di emancipazione della donna, emancipazione della società, e adesso rilascerà una dichiarazione, un saluto per i cittadini di Falconara. Un caro saluto a tutte le cittadine e i cittadini di Falconara. Si è appena svolta la conferenza filosofica contro la violenza sulle donne. È stata una conferenza basata sul dialogo socratico, sul rispetto e sulla trasmissione di valori di rispetto della differenza sessuale, della collaborazione fra uomini e donne, sull'amore e sul rispetto reciproco, tutto il contrario di quello che mi era stato, non si sa su quale base, attribuito dal gruppo che curiosamente si chiama Falconara Democratica, che saluto cordialmente. Anzi, è un peccato che nessuna del gruppo Falconara Democratica fosse in sala, perché sarebbe stato bello confrontarsi pacificamente e socraticamente. Sarebbe stato bello anche dare prova empirica del fatto che non sussiste quello che mi hanno attribuito, cioè il fatto che il sottoscritto si identifica in strani valori di odio, di fascismo, di Assolutamente. misantropia. Il sottoscritto riconosce la piena dignità di maschi e femmine, i valori della civiltà democratica, della Costituzione italiana, del rispetto di ogni persona umana, e quindi sarebbe stato forse utile anche per loro, per evitare in futuro proclami un po' ingenerosi e offensivi, anzitutto verso loro stessi, perché, come dire, chiamarsi Falconara Democratica e poi fare un proclama che nega il diritto di parlare a qualcuno è una contraddizione in termini, si direbbe in filosofia. Quindi io le saluto caramente perché non ho assolutamente nulla contro di loro, a differenza di loro che qualcosa contro di me sembrava avessero, e le invito il più possibile a una pacata riflessione filosofico-politica su questo tema. Il primo gesto squadrista o fascista sta sempre nel negare il diritto di parola a qualcuno, cioè il fascismo inizia sempre da lì. Vorrei ricordare questo principio storico, per cui la sacrosanta lotta contro il fascismo deve essere anzitutto la lotta contro chi pretende di negare a qualcuno, uomo o donna, straniero o autoctono, di potersi esprimere. Quindi siamo contro il fascismo e anzitutto contro queste forme che stanno proliferando purtroppo nel nostro paese, in un clima di odio che cresce. Un caro saluto a tutti i cittadini, a tutte le cittadine di Falconara e anche alle amiche di Falconara Democratica. Grazie.